esperienza e passo la parola al dottor Fabio Amici del Consiglio regionale dei consumatori utenti, che ci spiegherà un po' tutta l'attività che sta facendo sulla trasparenza, un percorso che sta intraprendendo con la Regione Marche. Grazie Fabio, anche a te 15 minuti. Grazie dell'invito. Sentite? No. Grazie dell'invito, sono venuto con molto piacere anche perché il vostro comune, ecco, da molti altri comuni delle Marche, ma anche non solo, per questo fenomeno della partecipazione. È stato premiato al forum PA 2013, ora portiamo da esempio ad altri comuni affinché indichino questa forma di partecipazione che vuole l'Europa in un metro spira, la responsabilità sociale condivisa, perché rende più, diciamo, fiduciosi i cittadini della pubblica amministrazione, sfrutta l'intelligenza collettiva, perché da questa partecipazione possono venire idee virtuose, positive. E poi c'è un controllo sull'attività della pubblica amministrazione più pressante e riduce i rischi della corruzione. Io provengo dalla pubblica amministrazione, ho svolto attività di funzionario della ragioneria dello Stato per 30 anni, ho controllato le pubbliche amministrazioni. Poi mi sono dedicato allo studio di queste norme, ad iniziare dal decreto legislativo 150 del 2009, in materia di trasparenza, in materia di performance delle pubbliche amministrazioni, in materia di governance, di qualità dei servizi. E abbiamo delle norme che sono meravigliose, che ci ha regalato forse anche grazie all'Europa, a partire da questa Europa che ci costringe a applicare delle norme che sono veramente a favore dei cittadini. Quando io ho iniziato a studiare queste norme sono rimasto veramente affascinato. E non che quelle pubbliche amministrazioni presentare ogni anno i piani e le relazioni del performance ai cittadini, dice la delibera civica numero 2 del 2012, che cos'è la civica? La CIPI è la Commissione Indipendente di Valutazione e Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, ora ANA. Tutto questo lavoro che ha fatto la CIPI per stimolare le pubbliche amministrazioni, dagli enti locali, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, regionale, eccetera, eccetera. Però purtroppo ci sono delle carenze molto gravi, perché le pubbliche amministrazioni, questo obbligo per esempio di fare le giornate della trasparenza per illustrare i piani della relazione del governo, purtroppo non sempre applicano, anzi in alcune regioni d'Italia fanno 3-4 giornate della trasparenza l'anno, e ci sono tutta una serie di attività di sensibilizzazione dei cittadini, anche degli studenti, che è previsto dalla CIVI. Se voi leggete le delibere della CIVI, la 105 del 2010, che dà istruzioni su come dovevano essere compilati i piani della trasparenza e dell'integrità, perché ci sono stati usati i piani triennali di prevenzione della corruzione, che sono nati nel 2012 con la legge 190, ma prima esistevano i piani triennali della trasparenza e dell'integrità, e questi piani triennali della trasparenza e dell'integrità dovevano prevedere delle azioni di sensibilizzazione e di formazione della cittadinanza attiva dei cittadini. Purtroppo le pubbliche amministrazioni, non è adesso che non parlo del comune, voi siete sotto il profilo della partecipazione eccezionale, però tutti i comuni, le regioni, noi abbiamo dovuto diffidare degli enti importanti, ma anche tipo l'ospedale, ma anche noti, dove fare la giornata della trasparenza, ma diffida penale. Cose incredibili. Se c'è un obbligo, veramente un po' disciplinato, la pubblica amministrazione deve presentare le relazioni delle performance. Che cosa sono le relazioni delle performance? Il ciclo delle performance, che è stato istituito con il decreto legislativo 150 del 2009, la cosiddetta legge Brunetta, è di fondamentale importanza, è una rivoluzione dei rapporti con la collettività, con i cittadini. La pubblica amministrazione deve rendere conto di come ha utilizzato le risorse, se ha raggiunto gli obiettivi del piano delle performance, e se non li ha raggiunto non deve prendere i premi o deve prendere i modi ridotti, ma tutto questo deve essere illustrato ai cittadini tramite le giornate della trasparenza. Lo dice la delibera civica numero 2 del 2012, non deve essere solo pubblicato sul sito. Poi, quando si aggiornano i piani anticorruzione, bisogna anche attuare delle iniziative di maggiore sensibilizzazione della società civile, perché quello che ha detto il segretario comunale, molto preciso, molto attento su questi aspetti, però non tiene conto di un aspetto fondamentale di partecipazione. Ogni anno la pubblica amministrazione deve aggiornare il piano di prevenzione della corruzione, potrebbe fare anche delle consultazioni pubbliche, ma queste consultazioni pubbliche devono essere accompagnate da azioni di sensibilizzazione, accompagnamento e formazione della società civile, affinché la società civile dia suggerimenti e proposte che sono essenziali. Nella Regione Marche, purtroppo, ad oggi, l'unico che dà suggerimenti e proposte dalla Regione in più, sapete chi è?
sono io. E ve lo dico con tutta schiettezza, potete andare a vedere sul sito della Regione Marche, sul sito dell'ASL Marche, perché abbiamo una società civile che purtroppo non è attenta, non è preparata, perché la trasparenza, a mio avviso, vuol dire osservanza delle norme sulla trasparenza. Noi abbiamo delle norme molto precise, molto serie sulla trasparenza, abbiamo l'attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di varie circolari, della Civica, dell'ANA. Quindi i cittadini hanno un dovere, però devono essere formati, devono essere formati dalle scuole, e su questo fronte c'è un protocollo dell'Ufficio Scolastico Regionale del Marche e la Procura della Corte dei Conti, che si chiama educare la legalità. Tutto nasce da un maggiore coinvolgimento, conoscenza della società civile, soprattutto degli studenti di queste norme. La Regione Toscana, per esempio, ha sottoscritto un protocollo con tutte le università della Toscana, che noi abbiamo portato all'attenzione delle università delle Marche e anche della Regione Marche, per limitare questo protocollo. E c'è anche Libera, ci sono anche le associazioni. Qual è lo spirito di questo protocollo? Educare non solo gli studenti, ma chiunque, le associazioni, Libera, associazioni che sono impegnate per combattere e contrastare la corruzione, la criminalità organizzata, dagli strumenti di conoscenza di queste norme, di queste possibilità, gli strumenti che ci sono ora. La trasparenza per pubblicare i siti sui siti degli enti locali non serve a nulla se non c'è una società civile attenta, pronta a conoscere il valore di questi dati, di queste informazioni, a vigilare, a esercitare il diritto d'accesso civico. Io ho sviluppato questo accesso civico, ho scritto ai comuni, ho scritto alle regioni, ho scritto agli enti pubblici, è importante. Voi dovreste fare nelle scuole dei laboratori di cittadinanza attiva, come esistono in molte altre zone d'Italia. Cosa si fa? Semplice, si vede cosa manca sul sito. Sul sito devono essere pubblicate, per esempio, le carte di stato di qualità dei servizi, che sono un altro argomento molto importante. Voi pensate che esistono delle leggi da oltre 20 anni. 20 anni nella nostra regione sono quasi un tabù, e scusate se io faccio questa affermazione, ma è così. Esiste l'obbligo per le pubbliche amministrazioni hanno un servizio e una collettività e devono emanare per ogni servizio che erano la carta dei servizi. Ma la carta dei servizi deve contenere gli standard di qualità dei servizi, di qualità e di quantità. E se non si intendono rispettare questi standard, ci sono delle sanzioni per l'utente dei servizi. Questo dice la legge. Poi nella sanità ha avuto delle direttive ben precise, nel welfare, i servizi sociali, l'IDE. A che punto siamo oggi? E nella Regione Marche purtroppo ci hanno andato male. Io ho dovuto scrivere con le poste elettroniche certificate, proprio in occasione degli aggiornamenti dei piani triennali di prevenzione della corruzione, alla Regione Marche, alla Zonarca, questi enti. Io, volete suggerimenti sul piano di prevenzione della corruzione? E ben venga, per i loro suggerimenti. Date la possibilità ai cittadini di fare segnalazioni anonime, non tramite canali ufficiali. Difatti vengono a conoscenza quando di cattivi comportamenti di funzionari pubblici fedeli della sanità. Se in una sanità io vado in un reparto ospedalico e il medico mi dice guarda purtroppo abbiamo delle liste d'attesa molto lunghe, quindi se vuoi provieni al mio laboratorio e ti porto nella clinica e ti faccio un servizio molto più rapido. Uno dei fatti più frequenti che si verificano di corruzione nella sanità. Allora, piano nazionale anticorruzione, perché è già una diciamo, medicina, un sistema per prevenire anche questi fatti, è quello di dare la possibilità a qualsiasi cittadino di segnalare in modo anonimo, che è diverso da segnalarlo in un canale in cui si deve identificare, all'autorità nazionale anticorruzione, a Trasparenza International, ma anche allo stesso responsabile della prevenzione della corruzione, qualora lo metta in piano. Quindi conoscere queste norme è fondamentale, però al cittadino vanno portate a conoscenza. La delibera 105 del 2010 della CIVIT prevedeva l'obbligo di fare ogni anno convegni, dibattiti, forum, per insegnare a voi come controllare le pubbliche amministrazioni. E quindi la corruzione in Italia è un paese che ha il 60° posto della graduatoria della percezione della corruzione in Europa. La Corte di Conti, l'apertura dell'anno giudiziario 2016, è la corruzione delle Marche, è peggio che l'epoca rimane pulita. Il procuratore Madrid, procuratore penale della Corte d'Appello, a giugno del 2016 o a maggio, ha concesso un'intervista al Resto del Carlino. È una cosa agghiacciante, rapporti tra corruzione, mafia, criminalità organizzata, funzionari pubblici infedeli. Un quadro allarmante, l'Office, non so se avete avuto modo di
sapere queste cose che ha detto il procuratore generale, il dottor Magrini. Noi l'abbiamo invitato a un convegno a Falconaro, questo fa, da anche per 20 giorni fa lui ha confermato questa affermazione. Quindi bisogna dare un cambio di rotta, un cambio di dimensione radicale, ad iniziare dalle pubbliche amministrazioni, che devono impegnarsi seriamente per istruire i cittadini, educarli a controllare loro stessi, a iniziare dalle scuole. E questo va fatto più frequente, non si può mai una volta all'anno confrontare i cittadini, spiegare sommariamente gli atti di corruzione, poi quando non se ne parla la prossima. Io sono abbastanza duro perché io sono un cittadino che conosce questa norma, che parli e conosce abbastanza bene. Bisogna veramente imparare ai cittadini cosa dicono le norme, e che trasparenza, io direi obblighi di trasparenza, osservanza delle norme sulla trasparenza. Le carte dei servizi, ritornando prima, le carte dei servizi sono leggi a favore nostro. La pubblica amministrazione deve garantire degli standard di qualità dei servizi, li deve quantificare con noi, associazioni di consumatori di CRC, che tuteliamo veramente l'utente dei servizi, li deve monitorare ogni anno insieme all'associazione di consumatori. Se non vengono rispettati quegli standard, c'è una sanzione per l'utente del servizio. Questa è una legge meravigliosa. Non osservarla, non applicarla, danneggia noi stessi. Quindi, ritornando a noi, se noi abbiamo un sito del comune e c'è anche uno spazio qualità dei servizi, all'interno lì ci devono essere pubblicate tutte le carte dei servizi dei comuni. E se andiamo a vedere, purtroppo ci sono, senza fare una colpa al comune vostro, ma nessun comune a Carcona. Questo è gravissimo. Allora basta che un cittadino comincia a scrivere un accesso civico, è semplicissimo, basta munirsi di una pelle e la scuola fa degli esercizi di attivismo civico. Andate a vedere, sì sì, manca la relazione delle performance del 2013, vuol dire che non hai pubblicato la relazione delle performance dell'anno 2013, io lo scrivo. Io ho scritto, un elenco non posso fare il nome. E quando arriva un accesso civico c'è un problema, perché l'accesso civico, quando arriva nelle forme dovute, arriva la responsabile dell'accesso civico, automaticamente lui ha l'obbligo, entro 30 giorni, di pubblicare il documento che manca, ma anche di sanzionare con responsabilità disciplinari ed altro, se c'è un funzionario indipendente dell'amministrazione che non ha temperato. La trasparenza è un diritto importantissimo, dobbiamo tenercelo stretto, è un diritto costituzionale che ci è stato dato in questi ultimi 10 anni, che prima non c'era. Prima con la 241 del 90, per accedere al procedimento amministrativo, potevi accedere solo tu. Un cittadino può dire accedere al tuo procedimento amministrativo, ma solo se dimostrare che aveva un interesse concreto, attuale. In pratica, difficilmente la pubblica amministrazione ti faceva vedere il tuo procedimento. Adesso con l'accesso civico, la trasparenza è totale. Qualsiasi cittadino, io l'ho fatto con il comune di Roma, con il comune di Milano, cioè io quello che raccomando, sia l'amministrazione più presente, che già è, diciamo, sotto questo profilo merita il massimo, la massima lode per questa bilancio partecipato, questa partecipazione, però di impegnarsi di più, fare più giornate della trasparenza durante l'anno, per spiegare ai cittadini, fornire tutti quegli strumenti che servono per un controllo serio, perché qui manca. Noi organizziamo giornate della trasparenza comune d'Ancona il 4 marzo 2016, non c'era nessuno. Azienda sanitaria Marche Nord, 26 settembre, l'abbiamo chiesto, l'abbiamo diffidata, non c'era nessuno dei cittadini, perché la cittadina nessuno ha spiegato, nessuno ha, come avrebbe dovuto, perché la civica l'ha raccomandata alle pubbliche amministrazioni di farlo, nessuno conosce la trasparenza, però quali sono, cosa dicono le leggi, quali sono i obblighi della pubblica amministrazione? Una volta capito questo, la prima fase già, siamo avanti. Cosa posso fare se questo obbligo non è rispettato? È un tema molto importante, sono le carte dei servizi. Poi volevo toccare una parentesi per dire cosa è importante il ruolo del cittadino attivo. Io l'anno scorso, potete vederlo sul sito, sono appassionato a queste cose, ho scritto alla Regione Marche quando dovevo aggiornare il piano di prevenzione della corruzione. E questo invito anche a voi a tenere parte tesoro, perché se siete d'accordo fate anche voi il possibile per realizzare quello che la Regione Marche ha stabilito. Noi abbiamo dato suggerimento e proposto alla Giunta di emanare delle normative che disciplinano l'attività dell'OPIS e le rendono trasparenti, perché uno dei settori più ad alto rischio di corruzione, una delle cause, è la carenza di norme in Italia, a differenza di altri stati, che rendono trasparenti e regolamentano le attività dell'OPIS, i centri di potere, case farmaceutiche, case petrolifere, cioè imprese petrolifere. Quindi
in alcune regioni queste leggi esistono. La regione Marche ce l'ha raccolta, è sul piano anticorruzione, se volete possiamo andare a vedere, anzi se volete però andiamo prima di 5 minuti. Un'altra cosa che ci ha approvato è una legge sulla partecipazione, come esiste in Toscana e in alcune regioni, come avete voi. Una legge che prevede l'obbligo per la regione Marche e anche per i comuni che intendono aderire di far partecipare i cittadini alle scelte importanti. Tu sei la pubblica amministrazione, tu utilizzi le mie risorse. Quando fai delle scelte importanti, devi coinvolgere, devi sentire i cittadini dei gruppi che rappresentano i cittadini, come per voi è venuto naturale in questa esperienza. La regione Marche ce l'ha accolto. La terza legge che abbiamo proposto, e ce l'ha accolta, è una legge come esiste in molte regioni, compreso il Veneto, e questo chiamo l'appello anche Libera, combattete anche voi per far osservare queste cose che la Giunta si è impegnata a far attuare. Però adesso siamo al traguardo, siamo arrivati a novembre, che è l'anticorruzione della Giunta è di gennaio 2016, queste tre leggi a che punto sono? Io ho scritto il 13 ottobre una lettera, l'ho mandata anche all'autorità nazionale anticorruzione, non mi vergogno a dirlo perché voglio bene ai cittadini, questa legge è importante per tutti. Ho scritto al prefetto, ho scritto alla Corte dei Conti, anche voi vi dovete impegnare da questa legge, perché avere queste tre leggi fino alle Marche, la terza legge prevede facilitazioni, promozioni di qualsiasi iniziativa per contrastare la mafia e la criminalità organizzata, per sensibilizzare gli studenti nella lotta alla corruzione. Ci sono delle regioni come la regione Veneto che ha già da anni queste leggi, anche lì la regione Marche ce l'ha accolta. Noi stiamo lottando per far applicare quello che la regione Marche, la giunta, nel piano anticorruzione 2016-2018, che per andare a trovare è semplice, andate sul sito della giunta regione Marche, amministrazione trasparente, altri contenuti, corruzione, ve lo leggete, accolte le proposte del dottor Aep, che sarei io, e della Capo Marche. Quindi queste quattro leggi io vi invito, vi raccomando, comuni presenti, a vedere, anche se quello che vi dico corrisponde a verità, e adottare qualsiasi iniziativa per far rispettare queste tre leggi. Regolamentare le lobby è di fondamentale importanza, perché molti processi penali vengono fuori che le lobby, i centri di potere finanziano i politici per far finanziare le campagne elettorali, per far prendere decisioni che non sono sempre a favore dei cittadini, ma sono nell'interesse di questi gruppi, quindi regolamentare le lobby, un registro, anche la Camera dei Deputati ultimamente ha varato un registro in cui chi vuole fare attività di lobbismo, come contattare il consigliere regionale, si scrive, dice i motivi per cui li contatta e tutto deve essere trasparente. La legge sulla partecipazione, poi si spiega, immaginate se riusciamo a farla varare le Marche, la riforma sanitaria, la regione Marche, a differenza della Toscana, quando c'è la proposta di legge sulla sanità, la discussa con i stakeholder, con i cittadini, si chiama dibattito pubblico comunale a 6 mesi, rinnovabile da 6 mesi. In Toscana esiste dal 2007, siccome abbiamo avuto la fortuna che la regione Marche ce l'ha accolta, almeno formalmente nel piano di corruzione, quindi diamoci da fare tutto per spingere affinché non diventi una promessa così formale, anche in sostanziale. Quindi io concludo così. Il protocollo che c'è tra l'ufficio scolastico e la Corte dei Conti, io sono anche revisore di conti in diverse scuole, e ci sono anche dei progetti del PNUR per finanziare dei progetti nelle scuole, è fondamentale. Voi nelle scuole dovreste dare, secondo questo protocollo, gli strumenti ai giovani per controllare le pubbliche amministrazioni. Così dice questo protocollo, lo potete andare a leggere meglio sul sito della Corte dei Conti, di Ancona, la Procura, educare la legalità. Dare gli strumenti a voi giovani per un futuro migliore, per voi, il vostro futuro, perché la corruzione mangia tutto, non avete possibilità di occupazione, non avete sbocchi, non avete un futuro molto rosso. E la trasparenza è la medicina più efficace per combattere la corruzione. Le leggi ci sono, finalmente, bisogna conoscere e vigilare perché vengano rispettate da tutte le pubbliche amministrazioni, nessuna escluso. Il dovere è vostro, giovani, però le istituzioni devono dare gli strumenti. Quindi questo protocollo, sollecitare l'ufficio scolastico regionale, che più volte io ho contattato, per metterlo in atto, per fare più insegnamento nelle scuole, laboratori di cittadinanza attiva, progetti sulla trasparenza, sulla legalità, per far conoscere queste norme e per stimolare al dovere, al diritto dovere di cittadinanza attiva ai giovani. Non devono i giovani solo occuparsi di tante cose, cioè il giovane deve capire che ha un dovere di controllare la pubblica amministrazione. Perché erano servizi, devono essere servizi di qualità, non devono avvenire
potevano avvenire sempre in modo meno frequente, fatti di corruzione gravi, fatti di criminalità organizzata, episodi come si sono verificati a Roma Capitale, il treccio fra mafia, criminalità organizzata e politica che vanno a braccetto. E questo dobbiamo reagire non cittadini, perché altrimenti non se ne esce fuori. Grazie.